I social possono avere un ruolo positivo nella crescita dei ragazzi perché la loro identificazione, chi sono io, avviene sempre meno in casa, a scuola, nei luoghi pubblici, specie in quest'epoca Covid, e nel confronto col gruppo reale e sempre più spesso con amici social. È una nuova modalità con cui i nostri figli si identificano, cercando di sapere chi sono, separandosi dai genitori e confrontandosi col gruppo, come hanno fatto da piccoli, gattonando lontano dalla mamma alla scoperta di sé, dello spazio, del tempo e degli altri. Poi da adolescenti, spesso in modo polemico, rivendicando la loro autonomia. Gli amici social, quindi, sono sempre più il gruppo virtuale con il quale si confrontano per capire chi sono e quanto valgono. La domanda essenziale che dobbiamo porci per creare un'identità virtuale è: chi sono io? Bene, molto meglio che stare davanti alla televisione e non usare la testa. Poi nessuno si presenta come si vede, ma come vorrebbe che gli amici lo vedessero, e modifica l'immagine di sé in base ai feedback, ai like. Mi metto a dieta per un like in più, diceva una ragazza, quindi alle risposte positive o negative dei loro amici social. Se mettono un post e nessuno se ne cura, ma allora non valgo granché e ci rimangono male. Non solo fanno inutilmente collezioni di amici, ma guardano anche chi risponde loro, cioè se sono persone a cui tengono oppure no. È una utile ginnastica sociale che però può causare ansia, depressione, una debole immagine di sé se le risposte non sono incoraggianti. Mentre in positivo soddisfa dei bisogni fondamentali come la sicurezza, la socialità e l'identità. Oppure sollecita forme di esibizionismo sul palcoscenico dei social. Due attenzioni. I profili dei social sono truccati. Sono loro che ci scelgono gli amici e ci propongono sempre solo gli amici che ci somigliano, per farci stare bene e non avere problemi, a meno che qualcuno faccia di noi la sua vittima. Ma senza confronto con chi è diverso e senza qualche delusione non si cresce. I social network sono diventati social media, cioè pubblicano informazioni e i nostri figli si informano lì, non dai giornali o dalla televisione. Ma a differenza di questi, i social media non vogliono essere responsabili di quelli che pubblicano, perché dicono loro sono solo una bacheca. La rete ormai è una specie di pattumiera digitale in cui tutti possono pubblicare la loro e dire la loro su tutto, ed è questo è anche un diritto, ma cercare di distinguere le notizie utili in mezzo alla spazzatura è sempre più difficile e troppe informazioni equivale a nessuna informazione. Su questo, come su tutto quanto riguarda il web, quindi è necessario un nuovo accordo educativo fra genitori e docenti. Pochi consigli. Usa social un po' più sicuri, con opzioni di protezione, scelta di amici con cui condividere e non quelli di moda come TikTok. Ricorda che sei sotto la responsabilità di un genitore. Per contratto, tutto quello che pubblichi dopo il click non è più di tua proprietà. Se ci sono problemi, aggressioni, violenza, cyberbullismo, parlane con un adulto di fiducia. È l'unico modo di uscirne. Se qualcuno vuole buttarlo in rissa, spegni ed esci, gli farai un dispetto. Quando uno ti chiede l'amicizia, controlla chi è attraverso il suo profilo, ma soprattutto verifica se gli amici che avete in comune sono persone affidabili. Se cerchi informazioni, non ti fermare alle prime risposte. Sono pubblicità a pagamento. Cerca almeno tre siti che confermino la stessa cosa e domandati chi l'ha scritto e dove l'ha scritto. Le amicizie vere in rete sono preziose, come quelle reali vanno scelte e vanno curate. Allora esploriamo nuovi ambienti con cautela, senza paura e con capacità di tro non trovarsi nei problemi.